Ciao amici, giornata epocale, svolta epocale, cosa succederà? L'avvocato Dupont, no? Quello il famoso avvocato del 95 con il caso Bosman, ha rivinto oggi una causa contro l'UEFA e la FIFA. Calma, perché qua è vero, io sono uno contento di quello che sta succedendo, ma semplicemente oggi ha perso l'UEFA e la FIFA, perché l'UEFA e la FIFA sono state denominate dalla comunità europea che hanno abuso di potere, hanno il monopolio e non deve esserci questa cosa qui e non devono permettersi di dare poi ovviamente penali, multe, decisioni contro i club che vogliono partecipare ad altre competizioni liberamente. Perciò viva la libertà deve sempre essere questa cosa. Perché non ha vinto la Superlega, semplicemente ha perso l'UEFA, ha perso la FIFA per quello che ha detto la comunità europea. Però mi sembra che si sono affrettati tutti i membri dell'ECA a fare copia e incolla dello stesso comunicato con toni diversi, come oggi il padrino dell'UEFA ha fatto la sua conferenza dove ha detto io non l'ho mai detto, con i loro modi da bullizzatori del calcio europeo, dove gli introiti erano l'80%, erano tutti loro, dove non rischiano nulla dal punto di vista industriale. Vince contro l'UEFA e la FIFA, non ha vinto la Superlega, ha preso una bastonata dei denti l'UEFA, una bastonata dei denti la FIFA. Poi il braccio destro di Ceferin, il nostro amato da voi, soprattutto da una società soprattutto, che si è subito mossa a fare il comunicato, perché sennò fai fatica ad esistere nel calcio se non hai le amicizie giuste, perché devi avere anche liquidità per stare nel calcio che conta, hanno fatto un copia e incolla dove danno i meriti sportivi, li dà soltanto la UEFA. E invece, cari miei, ci avete sempre detto che le sentenze vanno rispettate, le sentenze fatte dai giudici della Comunità Europea devono essere soprattutto rispettate. E invece no, leggo che il fantoccio di Ceferin dice no alla Superlega, le sentenze vanno rispettate, le sentenze vanno rispettate come spesso ci è stato detto, non bisogna difendersi, ma la sentenza è quella e bisogna rispettarle, perché poi la Corte Europea non esiste un quadro normativo per le norme FIFA e UEFA che garantiscono che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate. E ci sono tutti gli altri che si rispecchiano nei valori, a partire dall'Inter, si rispecchiano nei valori dell'UEFA e la FIFA, invece la Comunità Europea, che dà torto alla UEFA e alla FIFA nei suoi comportamenti, nel loro abuso di potere, no, sbaglia la Comunità Europea. Ed è sempre questa la narrazione sbagliata. Ora non ha vinto nessuno, vedremo poi, perché magari la prima volta che metteranno il pallone al centro sarà difficile, ci saranno magari squadre diverse, poi quando la ciccia magari diventa più alta, no? Quando poi qualcuno da guadagnare 6 miliardi l'anno comincia a guadagnarne 2, poi è diversa, dovranno cambiare nome, non si dovrà più chiamare UEFA, presumo io, perché questa è diventata, non è che c'è ricorso, c'è il secondo grado, si giudica una volta sola e la Comunità Europea ha parlato. Perciò i valori dello sport quali sono? L'abuso di potere, il bullizzare, gli amici che non hanno soldi possono partecipare alla Champions, chi sfora di un po' devono essere mandati via? Le minacce, gli insulti, questi sono i valori dello sport. Chi dà i mondiali, chi non fa rispettare i diritti umani, si va a fare i mondiali dove non ci sono diritti umani. Semplicemente la Comunità Europea ha detto che fate abuso di potere, punto. Questo è importante. Perciò io sono contento che le hanno dato le bastonate sui denti. Poi quel che sarà, sarà, perché ora sono tutti liberi di fare un'associazione, di creare tornei che siano attrattivi, che siano degli introiti economici, perché poi non ci dimentichiamo, Rorschach, l'amministratore delegato di A22, già si parte, hanno fatto diciamo degli schemi, delle squadre probabili, ma non vado, già che
fanno una piattaforma streaming dove tu le partite le vedi gratuitamente attraverso sponsor e pubblicità. Perciò loro già in questi 2 anni hanno lavorato anche su altre cose che ovviamente noi non possiamo sapere, mentre noi dobbiamo pagare DAZN 50 euro per vedere Salernitana, con tutto il rispetto, Salernitana, no, Lecce, faccio un esempio, Salernitana Verona, no? E allora questo qua dice tutto, perché a me piace sempre il calcio, piacerà sempre il calcio. Chiedo scusa. Perciò l'unica cosa che c'è da dire è che la UEFA e la FIFA hanno perso, ripeto, il valore dello sport. Non lo decide la UEFA. Ceferin che dice che il calcio non è in vendita, ma il calcio è suo. Quando dice Perez, le società si autogestiranno con gli introiti, con i soldi della partecipazione, con i premi. È giusto così, perché i miei soldi li deve gestire la UEFA o la FIFA? Perché? Queste sono discussioni da fare. E non ora che mettono la pubblicità all'UEFA, gli allenatori, i tifosi sono contro, no. Perché sull'ignoranza non si batte sull'ignoranza, perché a me non interessa se domani si fa la Superlega, a me oggi è interessato che l'UEFA e la FIFA hanno perso e non c'è altra storia, non c'è un'altra motivazione, hanno perso. Poi come politici, Ceferin, Gravina, e come succede nel nostro paese, chi perde non parla da perdente, si vuole salvare la faccia, arrampicarsi ai vetri. Come ha detto Ceferin, io non ho mai vietato di farla. La faranno in tuoi club. Quando la torta si allargherà, quando la torta si allargherà, vediamo se non si buttano tutti a pesce. Salutiamo Rummenigge che vuole le competizioni eque in una sua Bundesliga dove la vince da 10 anni. Salutiamo la Gazzetta, salutiamo i Variale, salutiamo i Zigliani, salutiamo i Pistocchi. Salutiamo tutti quei giornalisti che erano contro, hanno preso a male parole, dal 2021 in poi, ci siamo tolti questa Superlega, perché fortunatamente possiamo ancora appellarci a un attimo di libertà e di decisione fatta dalla giustizia, perché noi abbiamo perso soldi, presidente, l'hanno fatto fuori con i loro sporchi giochi. E oggi poi ha twittato con una canzone degli U2, no? Il grande presidente Andrea Agnelli, uno dell'ideatore, un cervellone, per tanti non lo è, però lasciamo perdere. Per tanti pensano sempre alla curva, gli intelligentoni. Detto questo, la UEFA e la FIFA hanno perso, punto. Il resto lo vedremo. Siamo all'anno zero, forse sotto zero. Qualcosa nascerà fra 1, 2, 3 anni, ma occhio che la UEFA e la FIFA hanno perso, non vi fate fregare, e le sentenze vanno rispettate, soprattutto effettuate. Ciao a tutti. Ciao Modena.